Vincenzo Volo e Giovanna Criscuolo, due tra i volti più noti ed amati dal pubblico siciliano, dopo il successo della foto del turista, tornano in scena a Catania con Una notte ad Amsterdam. Spettacolo prodotto da In Arte, scritto da Giovanna Criscuolo con la regia di Federico Magnano di Sallio. La vicenda si svolge nella tollerante e disinibita capitale olandese, conosciuta soprattutto per i suoi coffee shop e per il quartiere a luci rosse. Ed è proprio l'interno di una vetrina della Red Light Street che fa da sfondo all'incontro tra Tommaso e Quinn. Attraverso un approccio buffo e divertente, i due personaggi vivono un maldestro ed esilarante appuntamento a pagamento, durante il quale si concedono confessioni di natura intima e privata. Tra timori, speranze, insoddisfazioni e solidarietà reciproca, Tommaso e Quinn allacciano un rapporto bizzarro e inconsueto e si ritrovano a fare i conti con i limiti di natura sociale che condizionano le loro scelte di vita. I due personaggi si rendono conto di essere due anime sole, unite da un comune denominatore, la speranza di un cambiamento. Anche se caratterialmente distanti, Tommaso e Quinn sono legati da un sentimento puro, germogliato da un rapporto che, seppur intimo, è decisamente lontano dall'essere fisico. Lo spettacolo è in programma sabato 9 e domenica 10 dicembre al Piccolo Teatro della città di Catania. Addio Tommaso. Addio Quinn.